This year's tournament was disappointing for Italy, no wins resulting in the dreaded wooden spoon. But one player who stood out for the Azzurri was centre Gonzalo Garcia, who first burst onto the international scene in 2008. Sono stati, penso in questi 8 anni, sono stati tanti cambiamenti, tanti giocatori che sono entrati, che hanno finito di giocare. E sicuramente il rugby a livello mondiale ha fatto una crescita in quanto a velocità di gioco, a impatti. E purtroppo, anche se in queste 6 nazioni i risultati non sono arrivati, penso che anche noi abbiamo fatto una crescita in questo senso. Italy's results this year are all the more disheartening given they've been capable of far better performances. Beh, sicuramente le vittorie che abbiamo fatto contro la Francia sono rimaste molto, molto impresse in noi. E soprattutto la prima per me, perché ero in campo, la seconda l'ho visto dalla tribuna, ma la prima al Flaminio è stata sicuramente la più bella, il più bel ricordo che ho di un 6 Nazioni. That was in 2011. 6 months later, Garcia traveled to New Zealand for his first Rugby World Cup, an experience he repeated at England 2015. Beh, incredibile, sinceramente non avrei mai immaginato di poter essere parte far parte in due coppe del mondo, quindi prima di tutto un'esperienza a livello personale molto 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 importante, che ti riempie di, appunto, di esperienza e di cose che dopo te li porti dietro per tutta la vita. A fresh era for Italy will start this June as they embark on a tour of North and South America under new head coach Conor O'Shea. Penso che ci sono tanti giocatori giovani, molto giovani, che ci hanno tanto da dare, ancora tanto da imparare, ma che hanno le qualità per poter giocare a questo livello. Non penso che l'Italia sia indietro nella quantità di giocatori che hanno le qualità per giocare a questo livello. Penso che si debba fare un lavoro più specifico sui giovani per poter dargli le armi per poter fare il meglio a questo livello.